Demetrio, raccontami di fronte a questo caffè della mattina com'è andata l'esperienza. Allora, l'esperienza è stata, diciamo, molto positiva. Innanzitutto non ci aspettavamo questo grandissimo risultato, così tanto interesse nei confronti di questa scuola. Una scuola che dopo 200 anni continua ad affermarsi non solo culturalmente, ma anche come un importante polo attrattivo della città. Senti, ma il caffè ci vuole stamattina? Il caffè ci vuole. Siete cotti, vero? Siamo cotti, io sono uscito tardissimo da questa scuola, ho rischiato pure di rimanere chiuso dentro. Ma vabbè, tralasciamo. Non è la prima volta. Ma stamattina si ristudia o no? Stamattina si studia niente. Io stamattina in vicepresidenza. Stamattina si smonta. Smontiamo la confusione che abbiamo fatto ieri. Perché molte aule sono diventate sale d'esposizione e adesso devono tornare a essere aule. In realtà è tutta colpa sua. Era venuta a sapere di questa iniziativa che si è svolta, come sappiamo, in tutta Italia simultaneamente. E noi siamo stati subito molto entusiasti di prendere parte anche noi come liceo, che appunto, come diceva Demetrio prima, è il più antico d'Italia e uno dei più importanti sul territorio nazionale. Abbiamo scelto quindi di portare sulla scena, diciamo così, dei concerti, spettacoli, eventi che davvero potessero far capire quanto siano attuali gli studi classici. Il risveglio stamattina com'è stato? Traumatico, direi molto traumatico, le mie occhiaie parlano. Il liceo classico è utile, non è utile, serve, non serve? Io credo che l'impostazione mentale che ci siamo costruiti mattoncino su mattoncino in 5 anni porterà comunque i suoi frutti sia all'università sia al di fuori di essa. Il liceo classico non dà solamente contenuti, il liceo classico trasmette soprattutto una forma mentis. Quindi diciamo che se ci sono scuole che ti insegnano a lavorare, il liceo classico ti insegna a fare qualcosa che dovremmo fare tutti a prescindere, che è pensare. Pensare, non è male già, eh? Esatto. Pensare per cosa? Pensare per riuscire poi a diventare la classe dirigente del futuro. Cos'è che avete imparato in questi anni che prima non sapevate? Credo che la cosa più importante che io abbia imparato da questi anni e soprattutto dagli ultimi 2 di rappresentanza è che mettersi al servizio degli altri, anche se è faticoso, è davvero molto appagante. Penso che la cultura umanistica ce lo insegni proprio da sempre, dall'alba dei tempi, e io l'ho vissuto davvero in questi 5 anni. Tu, Demetrio? Io l'attualità dei classici, il fatto che si possa riscoprire in testi antichissimi di 2000-2100 anni fa l'attualità che c'è tuttora, che c'è nei fatti di cronaca, che forse anche la nostra classe politica dovrebbe riscoprire, perché sta nei classici, nella saggezza degli antichi, di autori come Seneca, come Machiavelli, che si riscopre la saggezza e soprattutto si riscopre come ricominciare nelle basi. In periodi di crisi c'è una fase distruttiva e una fase costruttiva. Per costruire senza ombra di dubbio, la nostra classe politica e la nostra classe dirigente avrebbe anche bisogno della saggezza degli antichi. Un bilancio sulla giornata di ieri? Io darei alla serata un 10 e lode. 10 e lode pieno, pienissimo, meritato.